Ciclovia del Garda, una realtà oramai acquisita per quanto riguarda le volontà regionali. Noi siamo con Mario Tonina, che è il vicepresidente della provincia autonoma di Trento. Noi, voi a Limone abbiamo già fatto un pezzo di questa ciclovia, che è un capolavoro, una meraviglia, quindi potremmo fra poco aggiungere anche la sponda veronese e la parte brassa bresciana, una grande realtà che porta bene a tutta la regione del Garda. Certo, è iniziato questo percorso importante, come lei diceva, con il primo tratto a Limone. Noi in Trentino siamo coordinatori anche di quella che diventerà la ciclovia del Garda, importante, ma soprattutto oggi sono queste le sfide vere, le sfide importanti che ci devono vedere impegnati. E oggi siamo qui proprio per rappresentare questo, assieme alle colleghe della Regione Lombardia e della Regione Veneto, per confermare questo impegno che ha una valenza politica. Una valenza politica che vuole dimostrare unitarietà tra Trentino, provincia autonoma di Trento, Regione Veneto e Regione Lombardia. Credo che sia importante iniziare questo percorso, ma soprattutto anche darci delle date altrettanto importanti per vederla quanto prima realizzata, perché questa potrà fare la differenza molto importante, significativa ormai per tante persone che ricercano questo tipo di sport, di svago, ma soprattutto con delle bellezze che sono eccezionali come quello del Lago di Garda. Noi sappiamo che la provincia autonoma di Trento è molto veloce nelle sue cose. Voi siete capofila di questo progetto. Riuscirete a far snellire anche la parte bassa del lago? Ci stiamo adoperando anche per questo, ma come dicevo prima, dobbiamo trovare innanzitutto un'unità di intenti, che mi sento di dire in questo momento c'è, e è il lavoro importante per arrivare ad un risultato. Siamo all'inizio, ma qualcosa di positivo già lo stiamo vedendo, e credo che sia il significato anche di questo momento qui a Valeggio sul Mincio. Ciclovia del Garda, un convegno importante a Valeggio sul Mincio, una realtà si sta avverando. Una parte noi sul Bresciano l'abbiamo già avuto a Limone. Oggi con la comunità del Garda, Maria Stella Gemini, presidente e ministro della Repubblica, questo convegno, numerosi sindaci, molte autorità. Beh, certamente un'occasione che come comunità del Garda abbiamo fortemente voluto per rafforzare il dialogo tra la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la provincia autonoma di Trento, qui alla presenza dell'assessore De Berti, dell'assessore Terzi e del vicepresidente di Trento abbiamo ribadito la volontà di rispettare i tempi per realizzare quest'opera che è contenuta all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrà trovare una condivisione ovviamente con i sindaci, con le amministrazioni, per far passare appunto questo anello attorno al Lago di Garda. Ascolteremo ovviamente il punto di vista anche della sovrintendenza per fare in modo che tutto proceda nel rispetto dell'ambiente e del territorio, ma io credo molto alla ciclovia del Garda, perché ci dà l'opportunità di una fruizione lenta, di una fruizione più attenta alla natura, all'identità, alla cultura dei territori, e quindi va incontro ad un turismo green che, per quanto riguarda diciamo anche i turisti che provengono dal nord Europa, è particolarmente, come dire, di loro interesse, e quindi rappresenta anche un'opportunità economica per il nostro territorio. Grazie Presidente. Grazie a voi. Ciclovia del Garda, ne abbiamo parlato tante volte con Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto, che nonché assessore alla mobilità e trasporti della Regione, e poi tante altre cose. Ne abbiamo parlato perché da sempre lei ha voluto portare avanti il discorso della ciclovia. È stata iniziata con l'Alto Garda, Limone, fino ad arrivare a Riva, rimane tutta la parte bassa, il Veneto è già un po' più avanti dalla sponda bresciana. Oggi convegno in questa villa Meriggio, bellissima, di Valeggio, la tua regione, quindi sei di casa. È la prima volta, appunto, dicevano, che si inaugura questa villa, il primo evento. Ciclovia, Elisa.
Sì, allora, io credo molto in questa infrastruttura ciclabile, anche se il lago di Garda non ha bisogno di turisti, ma sicuramente dobbiamo intervenire sul modo in cui questi turisti si muovono all'interno di questa meravigliosa zona del lago di Garda. Per quanto riguarda la parte veneta, parliamo di 67 km sui 165 totali per un importo complessivo di 344 milioni per tutto il costo di tutta la ciclovia. Per la parte veneta si parla di 120 milioni. Il primo pezzo è già finanziato tra le risorse statali e le risorse regionali, ma anche le risorse che i comuni hanno stanziato, perché qui c'è molta, i comuni sono molto entusiasti e molto dinamici sulla realizzazione di questa ciclovia, e da Peschiera a Lazise di fatto abbiamo già aggiudicato i lavori e partiranno a breve. C'è lo stanziamento del PNRR, i 10 milioni e mezzo che contiamo di fare un lotto funzionale a Torri del Benaco, perché Torri ha fatto un accordo con la Regione e Veneto Strade dove ha stanziato le risorse 700.000 euro per poter andare avanti e procedere celermente nel progetto definitivo ed esecutivo, in modo che appena arrivano i soldi si possa andare avanti. Così vogliono fare anche tutti gli altri comuni interessati. Ricordiamoci che dei 19 comuni interessati sul Garda, 8 sono del Veneto, e stiamo procedendo in maniera spedita. Una battuta, anche se fuori argomento, sui livelli del lago. Ma i livelli del lago, per quanto riguarda la navigazione, ovviamente sono importanti. In questo momento il basso livello del lago di Garda sta mettendo in difficoltà e sta creando delle criticità grosse anche per la navigazione. Sicuramente bisogna studiare una soluzione per riuscire a dare risposta a tutte le necessità del territorio. Claudia Terzi, assessore all'infrastruttura e mobilità della Regione Lombardia, oggi qui a Valeggio, siamo fuori in zona, ma siamo sui confini per parlare di ciclovia del Garda. Un argomento, assessore, che sul lago ne viene parlato spesso. Abbiamo noi lombardi quel pezzo a limone di ciclovia che è l'ottava meraviglia del mondo, però se possiamo completare questa struttura, questa realtà, anche perché forse lei sul lago di Garda non gira molto d'estate con la macchina. Forse, però se gira vede quanto ciclismo c'è in giro, quanto pericolo. Beh sì, l'idea poi di realizzare le grandi ciclovie ha come obiettivo quello di rispondere ad un'esigenza che è sempre più sviluppata, che noi sosteniamo convintamente, perché questo è un modo di fare turismo che ci piace molto, perché è ambientalmente sostenibile, ma soprattutto porta molta ricchezza ai territori che attraversa. E in un territorio in cui il turismo onestamente la fa da padrone, come il Lago di Garda, ecco, offrire questo ulteriore elemento che già esiste, ma offrire la sicurezza e l'organizzazione di un percorso come la ciclovia del Garda, siamo convinti possa essere fondamentale per un ulteriore sviluppo. E poi che modo migliore per conoscere il territorio, che devo dire è bellissimo, che già, ripeto, attrae milioni di turisti, ma che potremmo riscoprire e scoprire anche noi lombardi, che insomma, come si diceva, insomma, al lago di Garda soprattutto estate è un po' complicato arrivarci con un mezzo come la bicicletta, perché no, ovviamente per quelli non così bravi con la bicicletta elettrica potrebbe essere invece un modo molto intelligente di scoprirlo e di viverlo. L'impegno della Regione Lombardia? L'impegno di Regione Lombardia è stato da subito negli anni passati non solo di aderire al progetto della ciclovia del Garda, non solo di fare in modo che il Ministero la riconoscesse come ciclovia nazionale, ma di predisporre il piano di fattibilità tecnico-economica, almeno per il lato lombardo, con risorse interamente di Regione, e poi ovviamente adesso di gestire tutta la condivisione territoriale per fare in modo di arrivare quanto prima alle approvazioni, alla progettazione, all'approvazione e alla realizzazione, ricordandoci che abbiamo un termine che è la fine del 25, inizio 26, per completare almeno il primo e il secondo lotto partendo da sud. Il Lago di Garda è governato da tre regioni, due regioni per la provincia autonoma di Trento. È sempre stato un po' di problemi per gestire tutto l'insieme. Ho sentito prima il vicepresidente della regione della provincia di Trento
sembra che sia più disponibile, perché lui è anche capofila di questa struttura. Riuscite ad andare d'accordo? Ma assolutamente sì, devo dire che per una strana coincidenza, poi il rapporto personale spesso volentieri fa la differenza, per una strana coincidenza no, si va molto d'accordo, le dico, le do un esempio che fa capire a tutti. Quando si è trattato di dividere per esempio i primi soldi, che erano ben lontani da quelli che previsti dal PNRR per svolgere insomma la progettazione, non ci siamo nemmeno messi a discutere, abbiamo diviso senza stare a fare criteri particolari, abbiamo diviso tutto per tre e abbiamo trovato da subito la quadra, cioè 5 minuti di riunione l'abbiamo chiusa così. Quindi questo per dirvi che siamo accomunati dall'obiettivo di realizzare la ciclovia, almeno il più possibile della ciclovia, almeno in questa prima fase, ma devo dire siamo convinti che insomma andare d'accordo semplifichi la vita di tutti, mi pare che lo stiamo anche dimostrando. Alessandra Pacilli è la titolare di questa villa Meriggio, fantastica, è la prima inaugurazione che si fa qui a Valeggio sul Mincio, avete voluto dare questo momento alla comunità del Garda per un evento importante. Un accenno a questa villa perché è meravigliosa. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo deciso di regalare questa perla, questo gioiello, questa giornata al nostro territorio in occasione del convegno della ciclovia del Garda. Diciamo dove si è anche impegnato molto mio marito su questo tema, diciamo. La villa è del 1917, fu costruita nel 1917 ed è pienamente liberty, e si sono susseguiti diversi proprietari fino oggi a noi, che abbiamo cercato di ridarle il massimo splendore anche filologicamente, recuperando tutto il liberty che abbiamo potuto trovare, perché gli anni avevano un attimino oscurato questa sua veste liberty. Sarà una villa hotel o sarà una villa per convegni, per incontri? No, sarà una villa che lavorerà con diciamo aziende, quindi per il business e per eventi top premium sul territorio, ma anche a livello nazionale e internazionale. Massimo Lorenzi, presidente del Consorzio Mincio, oggi parliamo dei livelli. Il Mincio è l'esportatore di acqua dal Lago di Garda, i livelli sappiamo che hanno problemi, hanno avuto delle problematiche, ci avviciniamo verso la stagione estiva turistica, ci si avvicina anche alla stagione dell'agricoltura, insomma dei bei problemi. Come siamo, Presidente? Ma io direi che bisogna anche vedere la realtà dei fatti. La realtà è che il Lago di Garda oggi, ma da qualche mese, è messo meglio rispetto a tutti gli altri laghi, a tutti gli altri bacini della Lombardia o del Veneto. Vorrei sottolineare che questo non è casuale, è frutto da un lavoro che da anni stiamo facendo con l'AIPO e con la comunità del Garda. A mio avviso le sinergie che si sono applicate sul Lago di Garda nel deflusso rispetto alla diga di Saglionze fanno sì che in questo momento e per un bel po' di giorni, diciamo almeno fino a fine luglio, metà agosto, la situazione sia, diciamo, sotto controllo. Certo è che non possiamo pensare, abbiamo fatto anche molta sussidiarietà. In momenti come questi siamo riusciti a dare dell'acqua al Po, questo è assolutamente importante per noi, ma anche per il Po, per il Cuneo Salino, però è altrettanto importante, bisogna che pensiamo, e noi lo pensiamo come agricoltori per primi, che ci sono 30 milioni di turisti sul Lago di Garda, sono una cosa importante e questi vanno rispettati i livelli dei laghi. Presidente, nei giorni scorsi è stato un calo notevole delle acque rispetto al periodo normale. Cosa è dovuto? Soprattutto è stato recuperato? Ma direi che abbiamo recuperato perché siamo stati fra gli unici come ad aver chiuso la diga, stavo erogando 70 metri cubi, come ci siamo accorti siamo andati a 30. Il problema vige anche e soprattutto, è un momento molto particolare per l'agricoltura perché sta richiedendo molta acqua, però da tempo, l'ho detto prima, lo ripeto, ci siamo attrezzati perché le convergenze degli agricoltori, per cui degli utilizzatori a valle, dei produttori di energia elettrica, ma soprattutto della comunità gardesana, vanno in un'unica direzione. Direi che remando tutti verso lo stesso luogo forse ce la faremo anche quest'anno rispetto a tante altre realtà che sono veramente in grandissima sofferenza.